Il premier israeliano Netanyahu potrebbe ritirare la riforma della giustizia dopo le forti proteste scoppiate a seguito del licenziamento del ministro della difesa Gallant, anche lui contrario alla riforma. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente israeliano Herzog, che ha chiesto a Netanyahu di fermare l'iter legislativo della contestata riforma. I leader delle proteste hanno indetto una manifestazione di massa davanti alla Knesset a Gerusalemme. Non consentiremo alcun compromesso che danneggi l'indipendenza della Corte Suprema.